Ma buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. T-shirt ce l'abbiamo e quindi siamo sul pezzissimo. Che dire? Bitcoin, noioso, non sappiamo cosa dire, non sappiamo cosa guardare sui grafici e allora noi ci buttiamo sullo studio. Vi sto preparando una serie di video pazzesca, uno su tutto ciò che c'è da sapere su Terra e Luna, che credetemi, più me li guardo, più me li studio, più mi innamoro. Ci sono delle opportunità pazzesche e ve le presenterò in uno dei prossimi video e poi, visto che le vostre domande ultimamente si concentrano più o meno al 90% sui migliori farm, le migliori rendite, proprio perché appunto il mercato non è che dia tutti questi spunti di apertura, chiusura, posizioni, di cose da fare, e allora ho deciso di fare un video anche dedicato a quello, quindi andremo a vedere, a impacchettare quelli che sono i farm più tranquilli, io li chiamo, ovvero dei farm buoni dal punto di vista ovviamente di APY interessante, ma che non siano a rischio esageratamente alto. Della serie io avevo scritto oggi su Telegram: deposita, dimentica e vai in vacanza, perché ovviamente adesso è luglio, la gente non ha più voglia di stare a guardare gli APY della DeFi, preferisce andare a guardare il mare, presumo, o ciò che si muove nei suoi dintorni. E quindi appunto andiamo a dare un'occhiata a qualche farm dove depositare eventualmente per anche un periodo un po' più lungo, senza dover essere sotto osservazione continua, le nostre coin per metterle appunto a rendita. Però questo non ci toglie dall'analisi dei grafici, perché andiamo ad aggiornare anche la nostra analisi su Bitcoin. Andiamo un po' a vedere cosa, come ha chiuso la candela settimanale, se c'è qualche update insomma da fare, e poi andiamo a buttare un paio di sguardi su alcune altcoin, perché ci sono anche lì un paio di spunti carini, ok? Ci sono un po' di alcune altcoin hanno dato un colpo di reni che potrebbe valer la pena appunto sottolineare e portare all'attenzione, senza chiaramente darci troppa corda, perché la situazione è ancora quella che è ancora estremamente dubbia. Nonostante io ogni volta che apro il feed di Twitter, dei social, vedo Wyckoff dappertutto, ovunque, quindi sono tutti convintissimi che siamo in una fase di accumulazione di Wyckoff, e vediamo, insomma, lo spero anch'io ovviamente, perché sicuramente è meglio essere rialzisti che ribassisti, però vabbè, ne parliamo dopo. Comunque, vi ho riportato un paio di cose che vale la pena sapere come al solito, e poi passo la parola alle vostre domande. Ci sono i codici promo, ve ne butto fuori due oggi, mi pare, penso di averne due, e basta. Quindi il nostro solito live, la nostra solita chiacchierata, ma io vi voglio sempre sul pezzo come non mai, anche perché vi ho selezionato anche per oggi un bel liquidity mining, un bel pool sul quale andare a farmare. Allora, iniziamo con una notizia che riguarda Ethereum in particolare, la prossima riunione, il prossimo meeting dei core dev, quindi il team principale di sviluppo, che si riunirà il prossimo 9 di luglio alle 14 UTC, quindi alle 15 ore italiane, e sarà anche in diretta streaming su YouTube. La cosa interessante sarà che nell'ordine del giorno si tratterà, come vedete, il timing dell'hard fork London. Vi ricordo che l'hard fork London è quello che include tra i suoi upgrade appunto al protocollo Ethereum anche il famigerato AP1559, quello che inizia a bruciare gli Ether, ok? E quindi sarà curioso vedere innanzitutto se ci buttano fuori una stima di quando avverrà questo hard fork e come impatterà sul mercato. Insomma, sappiamo che è una delle notizie più attese dell'anno ormai, è da mesi che se ne parla, c'è un hype intorno pazzesco. Sono curioso di vedere la reazione del mercato, se ci sarà un sell the news oppure se appunto ci gaserà ancora di più e Ethereum inizierà a partire. Io vi chiedo anche a voi cosa ne pensate? Quale sarà secondo voi la reazione effettiva a questo upgrade? Se ne parla talmente tanto che è questo che mi fa venire il dubbio. Non vorrei che
tutti appunto adesso sono in FOMO per questa cosa, poi succede e dicono vabbè è successa, basta, vendo, non lo so. A volte succede anche se è irrazionale, perché è una cosa che lato fondamentale è di enorme impatto su Ethereum e sulla tokenomics di Ethereum. Però sapete appunto il mercato è molto molto irrazionale, quindi chi lo sa, vi chiedo anche a voi, secondo voi cosa succederà? Poi seconda cosa, sempre rimanendo nel mondo Ethereum, DeFi e simili, Aave Pro. Allora, io ho letto che ultimamente gli istituzionali si stanno avvicinando alla DeFi e riflettendo dicevo, ma è un bene o un male? Anche qui vi faccio la domanda provocatoria, no? Cioè vi chiedo cosa ne pensate anche voi, ditemelo anche nei commenti, anche voi che mi ascolterete più tardi su YouTube. Perché, non lo so, la DeFi dovrebbe essere una piattaforma, un qualcosa, un protocollo costruito proprio per evitare le classiche dinamiche, no? Ma se ci entrano dentro gli istituzionali, cosa succede? Beh, sicuramente io mi aspetto che uno delle controindicazioni sarà magari l'abbassamento degli APY con l'entrare di nuova liquidità. Però, al di là di tutto, a parte che si entra nuova liquidità, ci potrebbe anche essere una maggior domanda per questi servizi e quindi in realtà poi l'ecosistema potrebbe crescere. La DeFi per gli istituzionali non funziona come per noi, perché loro hanno tutte le regole, no, di KYC e AML, quindi devono in sostanza avere delle piattaforme dedicate dove viene tracciato un po' tutto quanto, chi le usa, di chi ha un certo address, coin selezionate, non è che possono avere tutto a disposizione. E Aave Pro è uno di questi primi tentativi appunto di approccio, di bridge, no? Tra il mondo DeFi e il mondo istituzionale. È interessante perché si mantiene la decentralizzazione con il fatto che la governance rimane la governance di Aave, quindi lì non è che ci sono particolari cambiamenti. La piattaforma non viene intaccata, solo che la liquidità che ci viene portata dentro viene verificata e tracciata. Quindi si dice appunto, tu vuoi usare questa piattaforma? Fai tutte le verifiche KYC e AML. Pertanto non credo che ci siano aspetti negativi particolari, anzi io credo che è una cosa positiva per la DeFi perché viene un po' legittimata, un po' sdoganata e se ne parlerà immagino anche bene per questa cosa, perché anche per loro è un'opportunità notevole. Inoltre dopo Aave presumo che si passerà anche alle altre piattaforme principali, Aave ormai è una delle leader nel mondo DeFi, piattaforma di lending col mercato credo più grande in termini di volumi e di valore gestito, e sarà anche uno stress test in più se vogliamo per questo mercato, per vedere appunto come reagiscono domande e offerta a un ingresso di capitali del genere. Il servizio è offerto in partnership con Fireblocks, che è quell'azienda che lavora anche con molte CeFi, come mi pare con Celsius e alcune altre, in sostanza fanno da come dire, verificatori, da provider di servizi di KYC e di onboarding per l'istituzionale che vuole appunto utilizzare questa piattaforma. Si occupano di tutta quella parte infrastrutturale. Vediamo, io sono veramente tanto curioso e gasato per questa cosa. A me questi, non lo so, questa demistificazione anche delle nuove forme di investimento mi piace, anche se magari ci costa appunto il piegarsi almeno all'inizio a qualche capriccio degli istituzionali, a qualche loro necessità. Poi, riguardo a Binance, sapete che c'era la questione, no? Binance in UK, cosa succede, cosa non succede, drammi e mica drammi. Oggi Binance ha rilasciato, non oggi in realtà, è di qualche giorno fa, però io l'ho notato oggi e quindi io ve lo condivido, è stato rilasciato una dichiarazione dove spiegano la loro posizione riguardo all'avviso che è arrivato dall'FCA, che è l'autorità finanziaria, di vigilanza finanziaria del UK, dello Stato UK. In sostanza questo avviso riguarda la società Binance Markets Limited, che è un ramo di Binance, che sostanzialmente è incorporata in UK, lavorerà in UK e è regolamentato dalla FCA. E quindi non ha nulla a che vedere con i servizi offerti da Binance.com. Quindi apparentemente anche in UK non ci dovrebbero essere problemi riguardo appunto ai servizi offerti su Binance.com. Gli unici sono i servizi di deposito e prelievo fiat
perché erano invece facenti parte di quest'altra società che era Binance Markets Limited. BML, per non ripeterla tutta ogni volta, tra l'altro, è quella che si occupa tuttora di Binance.UK, ok? Come vedete hanno messo questo avviso anche su Binance.UK, dove prima c'era scritto soltanto coming soon, adesso hanno spiegato che al momento non possono andare a operare nel mercato UK, ma stanno lavorando con l'FCA per ottenere i permessi necessari. Quindi in sostanza non bisogna andare a spargere panico o food di qualsiasi tipo, perché è una pratica assolutamente normale per sottostare alle politiche di regolamentazione. Sapete che la UK è uno degli stati un po' più aggressivi da quel punto di vista lì. Poi veniamo ai farm, è il momento dei farm. Allora, al momento io sto seguendo con molto interesse il farm Tree Crypto su Network Polygon, eccolo. Il farm Tree Crypto, eccolo, che come vi dicevo ha un APY interessante e soprattutto sto monitorando nel corso dei giorni se varia o non varia, e è ancora assolutamente ottimo, e anche quello di WBTC e RMBTC è molto molto valido e interessante. Poi Balancer è la novità che vi volevo far vedere oggi, perché è iniziato il programma di liquidity mining di Balancer. Balancer è un altro DEX che è sia su Ethereum che su Polygon, tra l'altro. Adesso vediamo bene come funziona in poche parole, perché poi nel video dedicato ai migliori farm di questo periodo andiamo a vederli in maniera un po' più dettagliata, come ci si interagisce, quali sono i migliori pool, un po' tutti i nostri soliti pippozzi, no? E allora, su Ethereum ci sono molti più pool e molti più capitali, al momento le fee sono anche abbastanza abbordabili, però c'è sempre l'incognita che in futuro potrebbe non essere così, e quindi io sinceramente, prima di dire buttarsi su Ethereum, o sia un capitale importante o ancora non ne vale la pena. Però per chi anche avesse un capitale importante e interessato anche ai pool su Ethereum, ce ne sono alcuni molto interessanti come Ethereum DAI, Ethereum USDT, Ethereum USDC, cioè Ethereum Stable, che sono tra il 20 e il 30% di APY. Ethereum BTC al 12% circa, che non è male, non è neanche eccezionale, ma non è male. E poi quali stable in realtà sono molto meno interessanti qui. Se voi andate a scorrere, ce n'è veramente tanti, dove vedete questo simbolino c'è anche il liquidity mining APY. Questo qua, DPI, WBTC, WETH, è molto interessante, perché io sapete che holdo e accumulo DPI, no? E avere anche una bella rendita con liquidity mining mi fa sicuramente godere, quindi ve lo condivido perché so che anche alcuni di voi hanno investito o stanno investendo in DPI. Vi ricordo, è quell'indice sul mondo DeFi, è il DeFi Pulse Index. Andiamo a vedere invece su Polygon, che c'è un numero un po' più ristretto di pool, però non per questo è da meno, perché guardate che roba, allora li apriamo tutti così li vediamo, almeno i principali. Allora, pool interessanti, che cosa abbiamo qui? WBTC, USDC e Ether, 33 è il Tree Crypto, in pratica un'altra versione del Tree Crypto, 67% di APY, niente male. Poi che cosa abbiamo? Allora, quelli con APY più alti hanno dentro un po' di roba volatile. Ad esempio, qui abbiamo dentro Matic, USDC, QI, non so se vi ricordate, ne avevamo parlato di QI DAO, che Mimatic è la sua stablecoin, ok? È una sorta di MakerDAO, simile a MakerDAO su Polygon. Però, come vedete, abbiamo una due stablecoin, poi abbiamo dentro Balancer, QI e Matic, quindi non è proprio un pool per i deboli di cuore. Poi, che cosa abbiamo di bello? USDC, Synthetix, The Graph e Ether. Anche qui abbiamo Synthetix e GRT, che sicuramente hanno il loro perché in quanto a volatilità. E poi c'è questo pool all inclusive con dentro Sushi, Matic, USDC, QI, Ether, Quick, Balancer e quella di Adamant, Eddy.
di tutto e di più. Questo forse è fine esagerato. Vi ricordo che c'è la Impermanent Loss, c'è questa applicazione che vi permette di andarla a simulare, ok? Ve la lascio magari anche in descrizione, ve la condivido, non lo so, qua sulla chat di Twitch, così giusto per info, e per simulare la Impermanent Loss. Vedete, si può aggiungere anche altra roba. Perché su Balancer la particolarità è che si possono creare pool anche multi asset con percentuali a scelta, il bello appunto di questo protocollo. I pool più interessanti, ve li ho detti, sono un po' questi. Scordatevi i pool di stablecoin, perché qua è roba forte, però ripeto, ne potrebbe valer la pena, in particolare questo BTC USDC Ether, secondo me è molto valido, e tra l'altro non sono gli ultimi, attenzione, è stato lanciato da molto poco. Balancer ha uno storico pluriennale, quindi è una piattaforma assolutamente sicura da quel punto di vista lì, e l'unica cosa, ripeto, impermanent loss e volatilità dei pool stessi. Anche qui c'è quello con DPI, però purtroppo non c'è il liquidity mining, c'è solo su Ethereum, quindi ha un APY sensibilmente più basso. Ne avrei un sacco di altri da dirvi, di pool, di farm e cose del genere, però ve li voglio tenere per il video dedicato, quindi vi faccio aspettare ancora un po' e poi li avrete. Adesso vi droppo il primo codice. Allora, perché sennò poi mi sgridate perché mi dimentico. Tac, un attimino soltanto, eccoci qua. Sopra lo short di copertura lo mettiamo, eccolo, godetevelo tutto. Aspettate che lo ingrandiamo anche, papam. Benissimo, e adesso nel frattempo leggo un po' di vostre domandozze. Che ne dite? Allora, partiamo dall'alto. Come distribuiscono i reward su Balancer? In BAL, in token BAL. C'è in alto, scusa, adesso ti faccio rivedere un attimo. Balancer, eccolo qua, tac. C'è il simbolino in alto a destra, una volta che tu colleghi il wallet, aspettate, facciamolo così si vede bene tutto, eccoci, connetti, benissimo, vedi qua, ci sono quelli claimabili, settimanalmente, ogni mercoledì, se non erro, vengono distribuiti i BAL, e da qua tu puoi fare il claim, basta, super super easy, tutto qua, eccolo, infatti c'è scritto anche qua, airdroppati on Wednesdays, esatto, ogni mercoledì. In BAL. Benissimo, benissimo. Procediamo con le domande. Allora. Video su Mirror Protocol. Ragazzi, vi sto preparando un video su Terra che sarà allucinante, vedrete. Cioè, un mattonazzo di mezz'ora probabilmente. Però ragazzi, io sono di un bullish da volar via sull'ecosistema Terra. È uno di quelli che mi prende di più in questo periodo. Hai visto cosa sta combinando EGLD? Ho visto da un punto di vista meramente grafico, ma ci sono delle notizie. Io purtroppo non l'ho ancora iniziata a seguire, però caspita, molto bene questo grafico, molto bene. Perché è andato, guardate che roba pazzesca, è andato a prendere liquidità da qua, tac, e poi è ripartito. Questo è molto bullish come cosa. Adesso c'è da vedere dove troviamo l'AI e poi potrebbe essere veramente un buon momento, ad esempio per entrare anche da queste parti. Vediamo come si comporta, però va tenuta d'occhio questa coin, è assolutamente carica, on fire, ma ditemi un po' se succede qualcosa, cioè c'è una notizia, ci sono motivi fondamentali dietro questo pump oppure no? Nei weekend hanno pompato le coin legate agli NFT, mi sono perso qualche news specifica? Guarda, in realtà, aspettate che ho fatto il solito errore, eccolo, di andare a selezionare il grafico sbagliato. In realtà c'era molta FOMO su Axie Infinity, perché come vi avevo raccontato nell'ultima live, in sostanza Axie Infinity e la sua applicazione, il suo gioco, sono quelli che vanno a macinare più volumi e più transazioni nel mondo dApp su Ethereum e dintorni, cioè anche più di alcune piattaforme DeFi molto blasonate, da un punto di vista di revenue soprattutto. E quello ha veramente aperto gli occhi a molti, cioè hanno avuto dei risultati, dei numeri pazzeschi, questo fa capire che adozione c'è nel mondo del gaming su blockchain anche in un periodo di bear market, e quindi secondo me c'è stato un po' di FOMO dovuta a questo, ecco. Allora, il DEX di EGLD dovrebbe uscire a momenti, ah bene bene,
Bene, bene. Ok, allora andremo a darci un occhio, andremo a darci un occhio. Cosa ne pensi delle DeFi Ampleforth e Barn Bridge? Sono listati su Coinbase. Allora, su Ampleforth ci avevo fatto un video un po' di tempo fa, su Barn Bridge no, e dovrei approfondirlo perché potrebbe essere interessante. Ho visto che ultimamente se ne parla molto, tra l'altro, ma purtroppo non l'ho approfondito perché adesso la mia priorità appunto era cercare, visto che anch'io in questo periodo magari vorrei dedicare meno tempo al palleggiare da un pool all'altro, visto che non è che poi ci sia tutta questa euforia, volevo cercare un po' quella situazione quei porti più sicuri e più tranquilli con un APY comunque rispettabile e condividere tutto con voi, come sempre. Ormai sono 3 mesi insieme, sempre sul pezzo. Lollo, sei il numero uno, intanto grazie per l'abbonamento e grazie a tutti coloro che si abbonano. Vi ricordo che con Amazon Prime lo potete fare gratuitamente e per me è una piccola donazione, per voi a costo zero, quindi davvero grazie di cuore. E che dire, Lollo, sei il numero uno perché se dici 3 mesi insieme vuol dire che sei arrivato in pieno bull market e non molli neanche adesso che Bitcoin è droppato e è noioso come guardare una pianta che cresce, ok? Quindi complimenti, bravo, questo è l'approccio giusto. Poi, dove siamo? Dove siamo? Come va? Cosa ne pensi di Waves? Grazie. Allora, di Waves io purtroppo non ho mai usato, devo dirvi questa cosa, la blockchain Waves per fare quasi niente. Purtroppo, purtroppo. E poi, domanda su Binance. Ho visto che c'è un wallet P2P. Ho provato a dare un'occhiata, ma non ho capito molto di cosa si tratta. Allora, P2P in realtà è un metodo per comprare e vendere cripto in fiat direttamente con l'acquirente o il venditore finale. Esempio, metti in contatto, io ho dei Bitcoin, li voglio vendere, qualcun altro li vuole acquistare, io decido un prezzo, ok? Quell'altro che accetta mi contatta, mi fa il bonifico, io glieli passo e Binance fa da escrow, fa da intermediario. È molto utilizzato in alcuni paesi esteri, qua in Italia non credo, anche perché non sarebbe molto ben visto, ecco, penso. Poi, domandozza veloce, esistono pool di liquidità o comunque metodi di rendita passiva con euro per non dover convertire la propria liquidità al 100% in dollari? Allora, mi viene da dire sì, mi viene da pensare a Nexo, però non solo Nexo, e cioè Nexo e CeFi, poi di altre CeFi ce ne sono alcune, ma non mi convincono al 100%. Mentre di DeFi c'è Curve, Yearn, aspetta, perché le apro tutte e due, perché in realtà su Yearn c'è la possibilità di mettere liquidità direttamente nel pool di Curve. Era calato parecchio l'APY ultimamente. Fammi vedere. Eccolo qua, 10,77% il pool EURS, che c'è dentro EURS e S-EUR, che è quello di Synthetix. E Sihol Pulse, aspettate che vediamo anche qua quanto rendono, ma sicuramente meno. L'avevo visto, dov'è scappato, eccolo. Sì, 0,03% di APY netto, più il liquidity mining di CRV dell'8,34% che aumenta nel caso in cui si abbiano in stake parecchi Curve. Comunque, questo è. Di altri con euro non mi viene in mente niente. Non mi viene in mente niente. Se voi ne conoscete qualcuno, condividete che siamo tutti super contenti. Allora, aspettate che cancello il codice, direi che ormai l'avete usato, mi auguro. Ne arriva anche un altro, e quindi guai a chi scappa, maledetti che siete venuti qua solo per il codice. Allora, che ne pensi di fare un video dove dai qualche linea guida per comprendere le tokenomics nei progetti crypto? Io trovo non poche difficoltà a comprenderle. Non è una cattiva idea, sai? Potrebbe essere interessante, un bel approfondimento. Me lo segno. Ciao Luca, conosci DeFi Saver? Cosa ne pensi? Guarda, me l'avete segnalato proprio oggi e non lo conoscevo, non l'ho mai usato, però guardandolo mi sembra una super figata. Allora, ve lo condivido anche con voi. In sostanza è un gestore di portafoglio DeFi, un simile a Zapper, Zerion, quelli lì.
Ci sono anche alcuni automatismi che vi permettono, nel caso in cui una delle vostre posizioni fosse a rischio, di andarla a sistemare, cambiare e così via, nonché di andare a creare delle ricette, quindi degli schemi a blocchi, che vi permettono di andare a combinare alcune piattaforme DeFi. Per un utente base, secondo me, è veramente, veramente comodo. Magari ne parleremo, potrebbe valerne la pena, anche perché ci sono alcune dApp, tipo Reflex e Liquity, che non sono proprio quelle conosciute da tutti, quindi davvero potrebbe valerne la pena. Poi su CeFi c'è Nexo, esatto. DeFi Plus come SP500 agli inizi, cosa ne pensi? Grazie. Guarda, se tu come me credi nella DeFi, sì, io credo moltissimo nella DeFi e quindi io ci investo proprio per quello. Io ho allocato un 2% del mio portafoglio totale a quello, ma ci credo veramente tanto, sapete. E si legge Wyckoff, credo, sorry, scusate. Domandozza per te: con il leggere le varie DeFi e CeFi, il discorso sicurezza come si integra? Nel senso, posso mettere a rendimento direttamente dal ledger senza rischiare oppure no? Guarda, anche se tu metti a rendita dal ledger, comunque non sei a rischio zero, cioè non illuderti che perché tu lo fai direttamente dal ledger allora non rischi, perché in realtà tu stai interagendo con uno smart contract. Esempio, se vai a fare lending su Compound tramite Ledger Live, quello che tu fai è andare a cambiare un token che tu vai a dare in liquidità su Compound con il loro token controparte, ok? Per quanto Compound sia, ho fatto sempre ancora lo stesso errore, eccolo, no, è giusto, niente, pensavo di aver rimesso il grafico di BitMEX. Comunque dicevo, per quanto Compound sia una delle piattaforme più sicure che esistano da un punto di vista DeFi, il rischio zero non c'è, ok? Sei esposto a quello. Per quanto riguarda la CeFi, non hai neanche più il possesso delle tue coin finché non le prelevi, quindi lì il rischio ovviamente è di un altro tipo. Cioè in DeFi tu hai il rischio smart contract, però hai sempre, come dire, la possibilità, cioè non hai dato i fondi in tasca a una società, a un'azienda che se fallisce se li porta via con sé, però li hai dati a uno smart contract che se viene bucato magari te li porta via qualcun altro, quindi ci sono sempre dei rischi, ecco. Chiaramente come tenere le cripto sul ledger e basta, a livello di sicurezza non c'è niente, cioè qualsiasi piattaforma DeFi o CeFi ha un livello di rischio maggiore, è inutile mentire su questo. Poi su Q ci sono, esatto, qualche info sulla nuova chain di KuCoin. Ho visto. Hai più approfondito Impermax? Ho dei dubbi sulla provenienza delle reward dei bounty. Sai che non l'ho più guardato perché vedevo che non ci si muovono tanti fondi e quindi ho detto ma non mi convince più di tanto. 4 milioni in totale, io in realtà me ne sto, sinceramente. Poi ci sono delle leve fuori di testa, ripeto, leve alte, quindi un'ottica anche di debito con liquidità bassa, passo, grazie. Per me è un livello di rischio troppo elevato. Poi, allora, ma com'è che Ethereum Classic pompa? Non lo so, guarda, Ethereum Classic, fatemi un po' vedere, no, è una cripto veramente senza senso, allucinante, cos'è successo? Per quale motivo ha pompato così, tra l'altro? Non lo so, guarda, non so cosa dire. Ethereum Classic non ha ragione d'essere, cioè gli hanno fatto pure degli attacchi 51% su Ethereum Classic, non so che dire, davvero. Per me il segnale più bullish è quello degli spettatori, sono un terzo di quelli di marzo-aprile. Guarda, da un punto di vista io sono contento, perché comunque non devo stare a perdere un sacco di tempo, perdevo ore a cancellare commenti di spammer, shitcoiner, di non lo so, cioè tiravo un'aria diversa. Adesso ci si può concentrare di più sulla creazione di contenuti, perché comunque qua si lavora, si continua a lavorare duro e quindi vi creerò un sacco di contenuti. Non avete idea di cosa arriverà a settembre. Voi state sul pezzo, perché non è che se il mercato è noioso si scappa, se il mercato è noioso si lavora di più, proprio perché non scleriamo dietro il mercato. Allora, sell the news sicuro, qua tutti dicono sell the news, ah no dai, speriamo di no, porco cane. Beh,
Dunque, una domanda un po' diversa dalle solite. Come fai a campare? Vendi una parte delle tue cripto e te le fai bastare per i successivi mesi? Oppure campi col trading o altri lavori? Guarda, in realtà la mia società offre diverse tipologie di servizi a privati e ad aziende, quindi in realtà principalmente è quello. Poi ovviamente investo da un punto di vista non solo cripto, lo sapete com'è strutturato il mio portafoglio. Investo e quindi buona parte delle entrate sono date anche dagli investimenti, però di fatto il business non è basato solo sull'investire, sul trading, chiaramente, altrimenti sarebbe veramente una cosa frustrante, non reggerei, cioè sarebbe troppo rischioso basare tutto le proprie entrate unicamente su trading e investimento, particolare sul trading sarebbe una follia, e quindi quello è principalmente. Poi sarebbe interessante approfondire le piattaforme più interessanti nell'ambito game crypto, più interessanti da seguire. Sarà il prossimo trend. Sono d'accordo con te. Al momento ce ne sono poche, in realtà. C'è Axie, c'è Engine. Poi cos'è che c'era? Il Sandbox, che anche loro stanno facendo un sacco di cose, però anche lì c'è da capire, cioè i token non sempre sono spettacolari, ecco, quindi c'è da ragionarci su. È meglio, paradossalmente, investire negli asset in-game piuttosto che nei token stessi. Magari ne parliamo. Personalmente sono dentro da 7-8 anni, non ho mai visto una news pompare una coin, ma guarda, in realtà ne ho viste fin troppe di news che hanno pompato una coin, cioè fin troppe, anzi, quando di solito c'è una news che arriva dal nulla, non attesa, pompa la coin. Ovviamente quando è già attesa da mesi e si verifica, allora lì la sapevano già tutti, non c'è il pump repentino. Ci abbandoni fino a settembre? No, 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 assolutamente no, ci mancherebbe altro, io non vi abbandono mai, sappiatelo, neanche se dovessimo lateralizzare per 3 anni a fila. Avrete ancora le mie live qui con 3 spettatori e basta, però io non vi abbandono. Poi, allora, ho intenzione di entrare in DOT perché studiando il progetto penso che a lungo termine valga e darà i suoi frutti. Io sono un holder, quindi metto in staking e se ne riparla tra 4-5 anni. Ci sta. Pensi che sia il momento giusto per entrare o pensi che luglio rifarà dei minimi il mercato? Guarda, ci sono dei controsensi in quello che dici, perché tu parli di 4-5 anni di holding, staking e quant'altro e poi mi chiedi se adesso è il momento giusto per entrare. Spalma gli ingressi, tu diversifica un po' le entrate su diversi prezzi con una strategia che può essere un piano d'accumulo, una variante di un piano d'accumulo. Ci sono un paio di video dedicati. Ecco, un altro dei buoni propositi per l'estate è risistemare le playlist, perché le devo aggiornare e le devo rendere un po' più fruibili. Quindi lo faremo anche quello. Poi, conviene entrare ora su Ethereum? Allora, dipende anche qua dall'ottica, cioè se è un'ottica speculativa oppure di investimento. Se si tratta di investimento non c'è un momento giusto e uno sbagliato. In ottica speculativa, allora, io sinceramente sono ancora restio. Ti spiego il perché. Nonostante comunque c'è stato questo segno abbastanza forte, perché abbiamo superato quest'area, questo supporto, cioè l'abbiamo rireso supporto, break retest, eccetera. Però vedete, abbiamo un high, lower high, e qua dobbiamo cercare un altro high. E se appunto non facciamo un higher high, purtroppo non è ancora bullish la situazione, no? Quindi, e visto che soprattutto i low sono decrescenti, quindi o aspettare un low più alto, che quantomeno va a ri riequilibrare la situazione, perché se no, se è lower highs, lower lows, purtroppo è una struttura ribassista, non è ancora il momento. Oppure un higher high, e allora vabbè, lì poi si va a cercare un ingresso dopo al prossimo dip, si fa una sorta di buy the dip. Comunque al momento non è ancora, secondo me, io, cioè per come la vedo io aspetto ancora un attimino, qualche conferma in più. Poi. Hai sentito dello sblocco dei GBTC di Grayscale a fine luglio? Notizia fondamentale bearish? Ma guarda, GBTC, penso che non vada a influenzare più di tanto il mercato, cioè non penso che ci sia il dampone improvviso per quello, sinceramente. A parte che è una notizia già risaputa, quindi è più probabile forse il contrario, no? Che ci sia un buy the news in questo caso. Però ripeto, queste notizie io le tengo da parte. Da holder di BTC e Ethereum stavo valutando la nuova pool di Balancer. Guarda, da holder appunto non è affatto male. E
soprattutto hai anche, cioè, oltre alla detenzione, hai anche la rendita data dagli swap, oltre al liquidity mining, che non sono affatto male. L'unica controindicazione è l'impermanent loss, purtroppo. Però, vabbè, 33, 33, 33, un po' di impermanent loss c'è se si muove abbastanza. Quindi valuta tu, valuta tu. Ma che differenza c'è tra il detenere Ethereum ed ETH2? ETH2 che cos'è? Ethereum 2.0? Di che cos'è? È questo? No, ETH2 per è un'altra roba. No, Ethereum 2.0 non esiste, cioè nel senso è sempre Ethereum. Ci sono vari deriva surrogati di Ethereum 2.0 come BET, ma in sostanza sono delle sorte di contratti futures su Ethereum 2.0, una roba del genere, ecco. E secondo me Ethereum è troppo cara, così, va bene, ok, d'accordo. Secondo me non succede niente su Ethereum, né pump né dump dopo l'upgrade. Meglio. Mi sai spiegare perché dopo l'uscita dell'NFT su Binance mi appare un saldo NFT? Ma perché quello è Ape NFT, attenzione, è un'altra cosa, è una mi pare una dApp su Tron, se non erro, e tra l'altro non c'è neanche la copia su Binance, quindi non la puoi neanche dumpare. Mamma Caterina si stava chiedendo proprio la stessa cosa oggi, ma guardate voi chi è tornato, chi è tornato. Questa è la cosa più bearish che abbia mai visto nell'ultimo periodo, no, scherzo, bentornato il nostro corona. Brcorona. Allora, ciao Luke, ma secondo te c'è un motivo particolare per cui Dot si è spiaggiata? Eppure con le parachain alle porte, certo non me lo aspettavo. Allora, Dot BTC si è spiaggiata e sta un po' soffrendo, secondo me, l'estensione che ha avuto e la FOMO di cui ha vissuto negli ultimi mesi. Non saprei, anche Kusama si era un attimino frenata nell'ultimo periodo, perché comunque ha fatto un doppio massimo abbastanza cattivo e al momento l'andamento è questo, perché comunque il mercato domina anche i fondamentali, al momento la speculazione è dominante sulle altcoin e quindi con la prospettiva che c'è non c'è discorso parachain che tenga, si vede, era già stata apprezzata prima la cosa delle parachain. Purtroppo è per questo che è difficile un po' anche muoversi con i fondamentali, perché soprattutto sulle altcoin la speculazione poi va a alterare tantissimo anche la percezione dei fondamentali. Poi, Mark Zeller di Aave l'aveva già annunciato da un po' questo Aave Pro, perciò hanno fatto Aave Pro per separare noi poveri dagli istituzionali per non far calare le APY. Ma guarda, io credo che comunque ci sarà un po' di cash pooling, chiamiamolo, dubito che non vadano a unirsi i capitali, non lo so. I big in Aave no buono, ma dai, non male secondo me. Dunque, volevo fare un portafoglio bilanciato con un pack, investendo il 20% in Ethereum. Preso un po' dalla FOMO, nel mese scorso ho già investito il 20% di botto. vedi però, volevi fare il pack e poi hai detto no, entro all-in. Come mai? Dici di uscire dalla posizione e riniziare con il pack in maniera corretta o iniziare il pack con il restante 70% in BTC e 10% in altre alt? Grazie mille. Allora, guarda, è una domanda difficile perché mi verrebbe da dirti dipende, se tu hai già realizzato delle perdite, uscire dalla posizione potrebbe essere un modo per aver buttato del capitale. Se invece hai realizzato un po' di profitto, magari per un colpo di fortuna, potresti uscire e fai ricominciare il pack. La mia prima live dopo 4 mesi, grande, benvenuto. Nessuno è qui per i codici, scommetto, scherzo. Nel tuo recente video sulla CeFi hai omesso YuOdler, ma da buonissimi rendimenti ha aggiunto, rispetto al video in cui ne hai parlato, l'assicurazione. C'è ancora ragione per diffidarne? Allora, non si tratta di diffidarne, però si tratta di secondo me, un livello sensibilmente più basso di sicurezza. Io di solito con le CeFi vado a puntare proprio sul top del top del top, quindi quelle che hanno tutti i check al posto giusto della sicurezza, della trasparenza e quest'altro e quant'altro. Poi vediamo quando VET to the Pluto, non lo so come sta andando VET.
dopo il video che gli abbiamo fatto, l'abbiamo fatto pompare. No, beh, sta ritracciando ancora. Attenzione, non è carico neanche un po', è in fase di ritracciamento peso. Quindi attenzione, attenzione. Poi, dunque, hai visto che la filiera Peronia su blockchain sia Ethereum che Polygon? No, non lo sapevo. Bellissimo, grandissimi Peroni su blockchain. Ogni mattina nel mercato una balena si sveglia e sa che dovrà correre per mangiare. Ogni mattina nel mercato un pesce piccolo si sveglia e sa che dovrà correre per non essere mangiato. Quindi ogni mattina svegliati e holda Bitcoin che è meglio. Completamente, completamente d'accordo. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Allora, ti ringrazio per i tuoi video gratuiti che fai. Sono migliorato molto e il mio vocabolario del mondo cripto si è allargato. Mi sono molto stupito. Un mio amico mi accennava che avevi creato una cripto di nome Safe Labrador. Una coin che aiuta i cuccioli di Labrador maltrattati nel mondo. No, in realtà no, non, cioè era una presa in giro delle altre shitcoin. Cioè, sai che tutte le shitcoin dicono io faccio Safe, una razza di cane, e dico che vado a dare i proventi in carità. Allora io ho detto, vabbè, facciamo questo gioco qua, ma ovviamente non l'ho mai creata e spero che nessuno l'abbia fatto. Comunque è molto molto divertente. Visti i fondamentali e l'hype, sono andato all-in per fare dei bei guadagni nel lungo termine. Bravo, ottima idea, all-in su Safe Labrador. Benissimo, benissimo. E non venirmi a cercare, se dampa, mi raccomando. Luca, conosci il progetto PointPay? Ma ne parlate tutti in questo periodo. Come mai? Com'è possibile? Non lo so, devo approfondirlo. Vediamo, vediamo. Avrà fatto una campagna di sponsorizzazioni pazzesca. Grande Luke, mesiversario numero 3, rinnovo Prime numero 3, meritatissimo. Ma grazie, sei il numero 1. Ho fatto il redeem delle 500 shitcoin, sempre valido. Allora, in realtà c'era stato un vincitore, avevo congelato, ma potrebbe essere valido, dai. Sì, non facciamo i tirchi, non facciamo i tirchi. Allora, Safe Labrador era solo una dimostrazione di quanto sia facile creare una shitcoin. Porca miseria, ho messo tutto il mio TFR, no, e sento odor di troll, spero, cioè sicuramente. Secondo te in DeFi qual è l'importo di TVL minimo per non considerare la piattaforma a bassa liquidità? Grazie. Domanda difficile, ma così a naso ti direi tra il mezzo milione e il miliardo, dai, non vanno male, giù di lì. Poi dipende anche dalla piattaforma, dalla blockchain. Dove si compra DPI? Su Index Coop. Su Index Coop. Che è tramite Uniswap, tra l'altro. Poi. Dunque, direi che è quasi ora di andare a dare un occhio ai grafici. Cosa ne dite? Anche perché volevo ragionare insieme a voi anche del grafico settimanale. Scusate, stavo leggendo le domande che qualcuno mi ha detto cosa ne pensi delle opzioni binarie di Binance, dove ho perso anche la domanda. Ci sono opzioni binarie su Binance? Beh, se ci fossero, evitatele come la peste proprio, perché sarebbe una roba atroce. Opzioni binarie vade retro. In un vecchio video parlavi di OKX, lo reputi affidabile? Stavo vedendo percentuali di staking interessanti. È assolutamente un leader OKX, però il problema è che in Italia ci sono pochi servizi, purtroppo, se non sono cambiate le cose. Se non sono cambiate le cose. Bene, benissimo, bene, benissimo. Allora, ragazzi, andiamo a dare un occhio ai grafici. Allora, partiamo col nostro Bitcoin. Eccolo qua. E partiamo col grafico settimanale. Poi passiamo al giornaliero. Allora, il settimanale, che cosa ci dice di bello? Allora, ci dice che la chiusura settimanale è positiva. In realtà, perché guardate cosa è successo. La scorsa settimana che è terminata, abbiamo provato a perdere il nostro supporto a 34.650, 700, quello che è, ma non ci siamo riusciti. Cioè, c'è domanda, ragazzi, c'è domanda. Questa è una cosa positiva perché fa capire, cioè, guardate il profilo comunque di quest'area di lateralità, ok? Da un punto di vista proprio macroscopico, settimanale, guardiamo il profilo delle candele. Abbiamo i body concentrati qui dentro, qua, tac, che di fatto è più o meno l'area a maggior volume mosso. Però guardate anche qua sotto, cioè queste shadow sono
sono estremamente lunghe rispetto a quelle alte, il che indica tanti prelievi di liquidità da quest'area. E soprattutto guardate anche nel profilo dei volumi, quanta roba abbiamo qui dentro. E questa parte, che ha un profilo di volumi di tutto rispetto e comparabile col resto, è locato soltanto nelle shadow. Questo va ad appoggiarsi all'ipotesi di accumulazione, teoricamente, perché questi volumi, insomma, pesca, 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 presumo che siano più di posizioni rialziste, cioè mi sembra difficile pensare che una posizione ribassista venga aperta in quell'area lì in uno scenario del genere. Andiamo a vedere anche lo spot, come si sta comportando, perché questi sono i perpetual sono posizioni speculative. Lo spot magari è di maggior aiuto. Vediamo il settimanale spot. Allora, il profilo non cambia. Allora, aspettate che mi ha tolto il volume profile, lo andiamo a rimettere, intervallo visibile, grazie. Allora, aspettate che c'è da ripompare il numero di barre, facciamo un bel 100, ne voglio di più, una bella risoluzione. Allora, solo quest'area, grazie. Anche qua stessa cosa, vedete, abbiamo il nostro supporto, i nostri volumi qui dentro, molto alti, e i volumi qui sotto, anche loro alti. Cioè, è interessante come cosa, perché fa presagire un po' un discorso di accumulazione. Tra l'altro, dove ci sono le shadow più lunghe, ci sono i volumi più alti. Era la stessa cosa che guardavamo venerdì scorso, osservando anche il grafico giornaliero, ma anche il settimanale lo conferma. È una cosa positiva questa. Adesso andiamo, torniamo di là, che è dove abbiamo i volumi e i flussi maggiori, andiamo a vedere anche il giornaliero, perché la settimana di oggi non ha aperto nei modi migliori, ma è lunedì, c'è ancora tempo, ok? Potrebbe tranquillamente anche andare di nuovo a pescare e poi richiudere qua sopra, vediamo. Stiamo a vedere, andiamo a vedere il giornaliero, nel mentre. Allora, il giornaliero per il momento è facile da leggere, perché abbiamo sempre il nostro blocco, che è questo nel quale ci stiamo muovendo, caratterizzato da un paio di equal high con un altro paio di equal high più bassi, e al momento vedete abbiamo una zona di resistenza qua 36.000, che però non è un high ovviamente del range complessivo, perché quello è intorno ai 40.000, ma è una strutturina interna, possiamo chiamarla in questo modo. I low invece sono tac 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 e tac, quindi decrescenti. E questa è una cosa che tendenzialmente non è proprio delle migliori, l'avere dei lower low, anche perché se togliamo questo high, anche gli altri, vedete, sono comunque dei lower high. Abbiamo una struttura di questo tipo, una sorta di canale discendente. Tuttavia, al momento si è creato un potenziale bottom, che è questo. Questa è la struttura più interessante, perché è quella zona che contiene la maggioranza dei volumi. Guardate quanti volumi si sono mossi qui, ed è la maggioranza anche rispetto al bull market. Attenzione, cioè, questa è notevole come cosa. E allora, aspettate, ecco, ritorniamo qua. E questo costrutto di bottom, se validato, potrebbe dare una bella spinta. Però per validarlo dobbiamo riconquistare qualche low e fare qualche high un po' più cattivo, un po' più presente. La prima cosa da fare sarebbe adesso tenere questo supporto a 33.500 e farlo diventare una zona di liquidità in domanda. Quindi quello che c'è qua sotto, vedete, che al momento ha un pool di liquidità, adesso stiamo testando qui, e se dovesse vincere la domanda questo test, quindi se ad esempio la candela di oggi venisse assorbita, o se domani ci fosse una bella candela verde, o comunque se non perdiamo questa zona e andiamo a fare un higher high qua sopra, queste sono le due condizioni che voglio vedere, questo costrutto di bottom viene convalidato un po' di più. E quindi aumenta la probabilità di andare a attaccare i 40.000, che è il primo target, no? All'interno di questo range sempre. Invertire questa tendenza di fare lower low, e soprattutto fare un higher high anche per la prima volta, perché questa è la zona di resistenza che stiamo sfidando ora. E vi ricordo anche che questa zona di resistenza non è che significhi poco, eh. Guardate cosa è successo, c'è stato questo clusterino di pausa tra il primo e il secondo dump,
abbastanza importanti questi dump. Stiamo parlando di un dump del 30%, cioè non sono cose così proprio. E di mezzo c'era questo clusterino, quindi questo clusterino ha un'importanza colossale. Tra l'altro guardate che è ridondante con questo e con questo supporto, però vabbè. E inoltre proprio da qui origina l'ultima fase del dump, questa candelona, quella con i volumi più alti, la candela di capitolazione viene chiamata di solito, a cui è seguita la candela poi di assorbimento. Questa coppia di candele è un po' il punto chiave di questo movimento, no? Il pivot point del movimento, nonché, guarda caso, il bottom poi locale che viene fatto. E quindi l'andare a riprendersi questa zona, al di là del rompere la resistenza, significherebbe andare a assorbire interamente la parte apicale del dump, il che è un ulteriore rafforzatore per la tesi appunto del costrutto di bottom. Quindi primo target sarebbe la zona 40.000, oltre alla quale se la rompiamo abbiamo una zona vuota. Questa zona vuota, cioè quest'area qua, è un po' quella che farà da decisore finale, cioè andare a vedere come approcciamo questa zona, se ci arriviamo, stando all'ipotesi che ci arriviamo, è fondamentale per capire se qui si paleserà di nuovo l'offerta e ritorneremo giù, oppure ci sarà domanda e questa zona sarà una zona di transito, di passaggio, e ritorneremo a recuperare queste due ultime resistenze e ritorneremo bullish su tutti i time frame. Quella sarà un po' la decisione. Questa è sempre la mia area dello short di copertura, quindi io direi che se la raggiungiamo pomperemo, così stando alle statistiche passate. No, scherzi a parte, è ripeto l'area più importante in assoluto. Perché allora il rientro bullish superando i 50.000 è un discorso analogo a quello che facevamo qui, cioè il riassorbimento della parte apicale del dump sarebbe, e quindi saremmo veramente in pieno bull market di nuovo. Sarebbe molto bello vedere una cosa del genere. Di contro, lo scenario bearish invece sarebbe innanzitutto la perdita dei 33.500, di questo livello di supporto. Quindi la candela di oggi chiude qua sotto molto male, perché abbiamo un engulfing bearish che mangia tutto l'ultimo ritracciamento verde e chiude qua sotto, quindi molto male. E poi dovremmo aspettare a questo punto la reazione di nuovo col costrutto di bottom che abbiamo qua, l'area di domanda, il supporto di chiusura e quindi il nostro solito pool di domanda anche su time frame settimanale, perché vi ricordo che qua è dove è allocata tutta la domanda che origina fin dalla parte apicale anche del bull market, quindi è un supporto importante. Fino ad allora qualsiasi posizione è prematura, che non sia una posizione di investimento. Qualsiasi posizione speculativa è prematura perché manca vedere la reazione, la nostra reazione qua, e i segnali bull di invece convalida del costrutto di bottom. Queste sono un po' le due cose che dobbiamo stare a vedere. Anche per lo short è un punto poco auspicabile secondo me, perché c'è un profilo di rischio rendimento pessimo qua, quindi ci starebbe andare ad aprire lo short di copertura in caso di rimbalzo lì, altrimenti io nemmeno lo apro, perché comunque io sono bullish sul lungo termine, non è che voglio andare a cercare lo short a casaccio, visto che c'è già stato un ritracciamento importante. Aprirlo adesso sarebbe un po' come andare a vendere adesso, il che non è che mi esalti più di tanto, ecco. Io non riesco sinceramente tanto a capire chi sta vendendo ora, insomma, vabbè. Comunque, questo per quanto riguarda Bitcoin. Qualche altcoin, allora andiamo a vedere Ethereum innanzitutto. Beh, l'abbiamo già vista, però ve l'ho detto, dobbiamo andare a capire adesso dove si va a collocare l'high. Se facciamo un high che si trova qua sotto, rimaniamo nel solito regime di lower highs, quindi niente di particolarmente bullish. Se lo andiamo a rompere, molto bene. A prescindere dall'high, poi andremo a fare il low, e se il low invece è rialzista, potrebbe iniziare una cosa invece più accumulativa, e quindi lì rivaluteremo. Però per il momento io sto a guardare. Altcoin, altre interessanti. Allora, BNB continua anche lui a non essere particolarmente direzionale, però potrebbe essere una fase accumulativa, ma di nuovo è da verificare, come dicevamo le ultime volte. Poi EGLED l'abbiamo visto, che è bello carico probabilmente per il DEX. Perpetual Protocol, ecco, è un'altra che sta
spingendo un po', i derivati su Layer 2. Perpetual Protocol è una piattaforma di Perpetual su XDAI, se non ricordo male, che è un Layer 2 di Ethereum, e macina molti molti volumi, e non so se la cosa sta iniziando ad avere una riflessione sul valore del token stesso. Comunque, Synthetix, mamma mia, come mai Synthetix è andata proprio a rimbalzare su questo low, che è un po' il nuovo range low della situazione, e ha inanellato due candele verdi che, wow, è andato a recuperare anche questo low. Stiamo a vedere, potrebbe essere interessante anche lei. Poi vediamo nel complesso come si comporta la dominance. Bah, sembra abbastanza insignificante, insomma, è qui che è un po' laterale, fiacca, ci sono variazioni molto basse. Qui c'è un po' da vedere adesso se il prossimo colpo sarà così o così, e probabilmente andrà a decidere quello che sarà il prossimo trend, ok? E poi basta, direi che per quanto riguarda le altcoin, queste, quelle lì erano quelle un po' più interessanti. Vediamo Axi, che vedete ha pompato, ha fatto nuovi massimi pazzeschi in questo periodo, allucinante sta cosa, ma oh, che dire, quando una cosa funziona, funziona, a prescindere dal bear market. E basta, direi che questo è quanto, amici miei. Io vedo che abbiamo visto un po' tutto quello che c'era da vedere, direi che ci lasciamo come al solito con l'appuntamento per i video sulle farm e su terra, perché io credo che, insomma, questo periodo è veramente ottimo per approfondire, per studiare, lo diciamo sempre, e quindi ecco, andiamo ad approfondire alcune tematiche che magari durante il bull market venivano oscurate dal guardare sempre solo i movimenti di mercato. Matic, vediamo Matic, stavo leggendo qualche ultima vostra domanda. Matic sembra il solito, si è adagiato lì, c'è da vedere se è un triangolo discendente oppure se inizia a fare una cosa del genere. Poi Cardano, visto che qualcuno ha chiesto, Cardano è bullish invece, non è affatto male, perché ha fatto anche lui questo V-shaped bottom e adesso sembra intenzionato a, insomma, andare a giocare un po' con gli AI, però vediamo, insomma, non potrebbe ancora essere anche lui un triangolo discendente. Le altcoin sono ancora in punto interrogativo molte, bisogna dire. E Solana, andiamo a vedere anche Solana, dai, così facciamo un po' un'analisi più panoramica. Idem, lateralità, tac, c'è da capire in che direzione romperemo. Molte incognite, molte incognite. Allora, bene, amici miei, io vi saluto con questo. Noi ci vediamo in live mercoledì alle 18.30, come al solito, e per i nostri video invece di approfondimento, domani e giovedì. Non si molla veramente un colpo. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima!